Salve a tutti e bentornati al corso di preparazione di atti e pareri per l'esame d'avvocato. E oggi parleremo di una materia in diritto penale sul concorso di persone con particolare riferimento al delitto di riciclaggio. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto ho scelto questo parere oggi sul concorso di persone perché è una materia che è stata oggetto di molte pronunce giurisprudenziali in questi ultimi anni. E in realtà è una materia dibattuta dove molti studiosi di diritto penale, tra cui un compianto studioso Bettiol, hanno sostenuto che tutta la normativa sul concorso di persone andrebbe sostituita e riscritta da parte del legislatore penale perché la normativa che abbiamo oggi sul concorso di persone nel codice Rocco è incostituzionale per violazione dei principi di tassatività e di determinatezza. Prendendo quindi atto di una normativa che fa acqua da tutte le parti, e non sto qui a descrivere tutti i punti perché non mi servirebbe 15 minuti ma un'ora, andiamo a vedere il caso previsto appunto il caso previsto dalla sentenza di oggi, che è la sentenza della Cassazione numero 9226 del 2013. Nel caso di specie, Tizio è un promotore finanziario e viene rinviato a giudizio per il reato di riciclaggio per aver utilizzato i proventi derivanti dal reato presupposto di bancarotta fraudolenta che lo stesso ha commesso in concorso con altre persone. La seconda parte del parere ci dice che l'imputato, al fine di commettere questo presunto reato di riciclaggio, vedremo poi perché nel finale di questo video, perché dice presunto reato di riciclaggio commesso da Tizio, cioè Tizio per commettere questo reato di riciclaggio ha indotto con l'inganno Nevio a sottoscrivere una polizza assicurativa grazie alla quale Tizio ha potuto ripulire il denaro derivante dalla bancarotta, cioè dal reato presupposto. Ora, la sentenza, scusatemi, la Cassazione, questa sentenza, riporta l'applicazione dell'articolo 48 del codice penale in combinato disposto con la norma di parte speciale, nel nostro caso il reato di riciclaggio, l'articolo 648 bis. E in particolare la Cassazione in questa sentenza inizia la sua disamina attraverso l'interpretazione dell'articolo 48, prendendo atto che vi sono due orientamenti diametralmente contrapposti in dottrina e in giurisprudenza. La dottrina infatti ritiene che l'articolo 48 è un caso eccezionale, cioè è un caso eccezionale, in realtà un caso di concorso di persone, nel quale eccezionale perché in tal caso uno dei concorsisti non è punibile, perché nel caso di specie è indotto in errore dal primo. Mentre la giurisprudenza ritiene che non è possibile applicare in tal caso la disciplina del concorso di persone, ma applica la teoria dell'autore mediato, una teoria sostenuta dalla dottrina di matrice tedesca e che la dottrina italiana ritiene assolutamente non applicabile al caso di specie, perché in realtà il codice prevede, proprio come in questo caso, un esempio di concorso di persone. Tale differenziazione tra le due teorie non ha solo rilevanza teorica ma anche pratica, perché se riteniamo che l'articolo 48 del codice penale è un caso di concorso di persone, allora si applicherà tutta la disciplina sul concorso di persone, compresa quella del tentativo. Quindi il fatto stesso che il soggetto, cioè il deceptus, il soggetto che scusatemi, il decipiens, cioè colui che il soggetto che trae in inganno il deceptus, tale inganno non riesce ad andare a buon fine perché il deceptus non accoglie tale inganno. In questo caso, secondo la normativa sul concorso di persone, il decipiens non potrà essere ritenuto punibile proprio perché
salvo che tali atti che sono stati idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, in questo caso applicando la normativa sul tentativo, il soggetto non sarà punibile, ma al massimo gli sarà applicabile una misura di sicurezza giusto disposto di cui l'articolo 115,2 del codice penale. Se invece riteniamo applicabile la teoria dell'autore mediato, secondo cui il tizio sarebbe l'autore, diciamo così, mediato, il quale induce l'errore un terzo, in questo caso l'autore immediato, che commette il fatto, ma perché è indotto in errore dal primo. E in questo caso sarebbe tizio punibile anche per il solo fatto che lo stesso ha indotto in errore il deceptus, indipendentemente che questo accolga o meno appunto l'inganno e quindi che si verifichi la fattispecie di reato. Quindi diciamo che vi sono importanti conseguenze anche pratiche tra l'una e l'altra teoria, però nel caso di specie, laddove dobbiamo vedere se effettivamente meglio, cioè l'autore immediato o il deceptus, chiamatelo come volete, sia punibile. In entrambi i casi, ovviamente, in base anche all'articolo 48 del codice penale, lo stesso non potrà ritenersi punibile. Tra l'altro, la Cassazione, o la giurisdizionalità, chiamate come cavolo volete, in tal caso ci dice che la giurisprudenza di legittimità, è vero che per spiegare dal punto di vista teorico l'articolo 48 ha utilizzato la teoria dell'autore mediato, ma è altresì vero che in quei rari casi in cui doveva applicare l'istituto del tentativo nei casi di cui l'articolo 48, cioè nel caso di errore determinato dall'autore, allora ammetteva l'applicazione della disciplina sul concorso di persone e quindi di fatto il risultato tra dottrina e giurisprudenza andava ad equipararsi. E quindi ci dice la sentenza in tal caso, leggendo testualmente: qualunque tesi si voglia accogliere, un punto è pacifico di discusso. Il decipiens, che in questo caso è tizio, risponde dei comportamenti tenuto dal deceptus medio, perché sotto il profilo fattuale è stato lui che ha ordito, ideato, promosso il reato commesso poi materialmente dalla persona ingannata. Quindi commesso dalla persona ingannata, però colui che ha ideato e ordito il disegno criminoso, infatti, è stato il tizio. E ovviamente il medio non sarà punibile anche per mancanza dell'elemento soggettivo, manca la coscienza e la volontà di commettere quella fattispecie di reato. Lo stesso, infatti, è stato tratto un errore dal recipiens, il quale aveva come unico fine di utilizzarlo come un mezzo per commettere il reato. Ciò detto, bisogna vedere però se, quindi escluso ovviamente la punibilità di medio, bisogna vedere se tizio possa essere ritenuto responsabile, nel caso di specie, per il reato di riciclaggio per il combinato disposto dell'articolo 48 del codice penale e l'articolo 648 bis in tema di riciclaggio. Ora, se andiamo a vedere sul codice questa norma, vedremo come l'incipit dell'articolo 648 bis prevede una clausola di salvezza che ci dice: fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, e dopo c'è la descrizione dell'elemento incitivo del reato. Ora, questa clausola ci dice che questa norma, cioè la norma sul riciclaggio, è applicabile fuori dei casi di concorso nel reato presupposto. Cioè, se il soggetto agente è responsabile, come nel caso di specie, del reato presupposto, nel caso di specie è il reato di bancarotta fraudolenta, in concorso con altri soggetti, allora lo stesso non potrà poi successivamente essere ritenuto anche responsabile del reato di riciclaggio per aver trasferito, comunque per aver ostacolato l'identificazione dei proventi
derivanti dal reato presupposto che lui stesso ha commesso in concorso con altre persone. E ce lo dice espressamente l'incipit dell'articolo 648 bis. Quindi non si può incriminare Fizio per il delitto di autoriciclaggio, perché non è previsto dal nostro codice, cioè non vi è una norma espressa nel nostro ordinamento che punisce il delitto di autoriciclaggio, cioè quel delitto che ricorre quando la gente utilizza i proventi derivanti dal reato presupposto da lui stesso commesso in concorso con altri, occultandoli e comunque ostacolando nella loro identificazione. Quindi, in tal caso sarebbe una violazione del principio di legalità, del principio di tassatività e anche del principio di estensività in malam partem. Quindi, difatti, nel nostro ordinamento un delitto di autoriciclaggio non è previsto. Quindi, Tizio, per ciò stesso, non può essere punito per tale delitto, ma solamente per il delitto di bancarotta fraudolenta in concorso con gli altri soggetti, indipendentemente poi che lo stesso successivamente si sia servito, come nel caso previsto dall'articolo 48 del codice penale, di un terzo, nel caso di specie di medio, per commettere poi il trasferimento e l'occultamento del denaro proveniente dal delitto presupposto. È una questione abbastanza dibattuta e difficile, spero di essere stato chiaro e comunque per il resto rinvio alla lettura integrale della giurisprudenza della Cassazione, che ancora una volta, ve la ripeto, è la numero 9226 del 2013. Alla prossima puntata e grazie a tutti.